Guido, ma è vero? Non siamo soli? Ma in realtà è vero a metà, nel senso io dico sempre una cosa, che chi controlla le parole controlla le cose. Avete visto quella frase della Lagarde che ha detto che non sono qui a chiudere gli spread? Quella è stata una frase atroce, perché ha semplicemente detto che la BCE non aiuta i titoli di Stato italiano e quindi nessuno, dopo quella frase lì, è molto più difficile per il mercato comprare i titoli di Stato italiano. Poi ha dovuto fare una retromarcia che è costata moltissimo sacrificio, perché poi la BCE, dopo quelle parole, ha dovuto comprare i titoli di Stato italiani. Ha fatto esattamente l'opposto che fece Mario Draghi, che dall'alto della sua visionarietà disse: qualunque cosa accada, noi salveremo l'euro, e Whatever it non dovete takes, la far famosa nulla per frase. far chiudere lo Tra spread. l'altro, scusami, a proposito di diavoli, nella serie c'è un momento in cui tutta la sala di chi lavora con i soldi, e cioè dei grandi trader, si ferma per ascoltare le parole dell'allora presidente della BCE, per dirvi a casa, perché è importante questo, quanto pesa una sola virgola, una sola pausa nel discorso del capo della BCE. Quindi quelle parole sono davvero parole spericolate di Christine Lagarde, no, Guido? Assolutamente, infatti ripeto, chi controlla le parole controlla le cose e quelle parole lì hanno innescato tutto questo. La fatica di recuperare quell'errore negli ultimi 20 giorni si è sentita, lo spread si è allargato, malgrado un massiccio intervento della Banca Centrale Europea. Il mio un po' sdegno è che temo che in questa fase le solite banche francesi e tedesche siano state quelle che più hanno venduto titoli di Stato italiano. Questo forse non ce lo saremmo dovuti, diciamo, aspettare. Allora, scusa, ti faccio vedere due numeri molto, molto tragici, direi. Uno è meno 15%, è la previsione sul PIL italiano fatto dall'Ufficio parlamentare di bilancio. L'altro è un numero incredibile, non ce la saremmo mai aspettati, è il prezzo del barile del petrolio lunedì 20 aprile, che è meno 37,63 dollari. Cosa ci raccontano questi due numeri e perché sono importanti, Guido? Ma allora, il PIL, mi piacerebbe molto concentrarmi sul PIL, perché tutti quanti guardano al MES. Il MES io non entro nella discussione, è troppo complicata, ci sono tanti pro, tanti contri, però voglio dire una cosa, tra 3 anni non saremo soli, cioè la traiettoria del debito francese e spagnolo è esattamente la stessa del nostro debito. Quindi noi è vero che arriveremo al 150 e passa di debito sul GDP, cioè sul PIL, sul prodotto interno lordo, ma non saremo soli. Avremo la Francia vicino a noi, avremo la Spagna vicino a noi, quindi oggi ci dobbiamo preoccupare della ripresa e non di quanto debito facciamo. Questa è la prima cosa molto importante che nessuno dice: non saremo più soli, perché altri paesi sono nella Ecco, nostra scusa, bravissima, stessa traiettoria. perché questo è un altro tema molto importante. Sono cose difficili, ma io davvero vi suggerisco di provare a seguire, perché è importante. Mario Draghi cosa fa in quella famosa lettera del Financial Times? Dice una frase che è una frase rivoluzionaria, cioè dice: ci saranno, dopo questo virus, livelli di debito pubblico molto più elevati, che diventeranno una caratteristica permanente delle nostre economie. Questo cosa vuol dire? Che non saremo soli, cioè prima l'Italia era il paese col debito pubblico maggiore, ogni volta che chiedevamo qualcosa in Europa col ditino alzato ci dicevano: ma fate i compiti a casa, mettete a posto il vostro debito. Ora invece sarà una condizione di tutti gli altri, quindi fare debito non sarà più un tabù. È questo che potrebbe e dovrebbe accadere, a tuo parere? A mio parere accadrà esattamente questo. Io, se fossi stato l'Italia, avrei chiesto solo una cosa come condizione per aderire al MES: l'adesione anche di altri paesi quali la Francia e la Spagna. Quella sarebbe stata la garanzia che il MES sarebbe diventato non uno stigma contro un paese, ma un fondo che atto ad aiutare un più grande, Però non è diciamo, stato gruppo così di con la paesi Grecia. dell'area euro. No, esattamente. Scusami, ma i diavoli che stanno sul mercato, quelli che tu conosci bene, se facciamo troppo debito, poi non ci azzanneranno, perché tutte le volte che un paese si appesantisce troppo, poi c'è qualcuno che scommette contro, no? No, perché questo è un modo perché fa comodo. L'Italia è un paese ricchissimo e fa comodo ricattare l'Italia col tema del debito. Se pensiamo al Giappone, il Giappone ha molto più debito di noi. La stessa America, il rapporto debito prodotto interno lordo è simile al nostro se conteggiato bene. Noi siamo un paese con un grandissimo tasso di risparmio. Il vero problema dell'Italia, quindi, non è tanto il debito, che ce lo potremmo ricomprare tutti.
ma è come ripartire il prima possibile. Non dobbiamo guardare al numerino del debito, ma dobbiamo guardare al numero del prodotto interno lordo. Senti Guido, scendendo sulla terra, le famiglie italiane cosa si devono aspettare? Perché la paura è grandissima, oggi ci sono dei dati che parlano di 10 milioni di poveri. Cosa succederà poi nella vita concreta di ognuno di noi? Macron parla di guerra, cosa può succedere? Questo è peggio di una guerra, è chiaramente peggio di una guerra, è un blackout e l'unica soluzione a questo blackout, purtroppo al momento, è una soluzione finanziaria. Ecco perché dico i diavoli come quei monaci guerrieri che tengono in piedi un mondo che è stato abbandonato dalla politica. L'unica cosa è stampare soldi, lo stanno facendo in America, in Giappone, lo faranno anche in Europa. E con quei soldi tenere in piedi un motore fin quando non verrà questo motore aggiustato. Quindi deve fare di più il governo, se capisco bene. Dovremmo davvero veramente dare soldi a tutti e far sì che tutti possano in qualche modo stare a galla in questa fase. Deve fare l'Europa, è chiamata a una grande sfida. Ovviamente il governo italiano da solo non può far nulla se non ha un aiuto dell'Europa. Non dimentichiamoci però, per quelli che sono nostalgici della lira, che se avessimo stampato lire oggi avremmo avuto un'inflazione molto alta, avremmo avuto una perdita di valore della moneta altissima e comunque il valore degli asset italiani sarebbe comunque precipitato. Quindi non è solamente dire non va bene l'Europa, dobbiamo avere un'Europa migliore e più cooperativa, ma tornare indietro, ahimè, serve a poco. Allora, ringrazio molto Guido Brenno, se può restare ancora qualche minuto.